Quello che cerchiamo di proporre qui ad ASI attraverso il percorso dello yoga e della meditazione è proprio quello di far capire alle donne che in queste sensazioni, a volte piacevoli, a volte meno piacevoli, c'è un valore. C'è qualcosa di profondo che è in loro, che le abita, che sta piano piano emergendo e che vanno ascoltate, non rifiutate, non nascoste, non devono essere portatrici di sensi di colpa, vanno ascoltate, vanno comprese. E quindi chiaramente questo capite che non si può fare in un corso di, per esempio, che non voglio giudicare negativamente, ma non è quello l'ambito, per esempio un corso di ginnastica in acqua preparto, no? Certo, va benissimo fare ginnastica in acqua preparto, non sono qui a dire che sia sbagliato, ma non è la stessa cosa fare una via, percorrere una via di meditazione e fare un corso di ginnastica o qualunque altra cosa, capite? Non è una questione cosa faccio In questi momenti ci vuole una via che sostenga, perché adesso io ho fatto l'esempio dell'inizio della gravidanza, ma poi ci sono altri momenti, per esempio quando la gravidanza sta per finire. Anche quello è un momento magico, delicatissimo, perché nel frattempo la donna si è abituata alla gravidanza. No? Diciamo che il suo stato normale è diventato la gravidanza in questi mesi, si è abituata a questo, no? E cosa succede? Però qualcosa in lei sa che sta arrivando la fine di questo, sta arrivando la fine e sta arrivando anche un momento che deve attraversare, che è il momento per esempio del parto, di cui si racconta di tutto. Di tutto e di più, qualunque racconto del terrore ormai è alle porte. E anche quello è un altro momento importante, magico. La donna è ancora in gravidanza, ma sa che sta per finire. Sa che sta per finire, non è più la donna che sta aspettando un bambino e che chissà quando nascerà. Sta per nascere, però non è ancora diventata una mamma, il bimbo non è ancora nato, non è ancora arrivato. E anche dopo, quando sarà nato, non è che nasce il bambino e la donna si sente mamma. Io ricordo le prime volte in cui ho incontrato i miei figli, appena visti, e ho avuto veramente dei parti molto belli, devo dire, molto belli. E quindi non ero per niente distrutta, niente affaticata per quello che può essere partorire, ma non in maniera... Però il primo contatto è stato veramente solo di stupore, direi quasi di stranezza, nel senso, chi è? Chi è? Non viene da dire è mio figlio. Arriverà dopo un po', ma all'inizio chi è? E anche lui ti guarda o lei ti guarda ci si dice la stessa cosa, perché non è che nasce e dice ah, questa è la mia mamma, sono cose che arriveranno, non è? A volte si fa proprio fatica, quasi non si riescono a toccare questi bambini, ma non perché oddio sono sporche, queste cose, non è così, è che proprio non sai. Ma cos'è? Sì, lo sai cos'è, ma anche sapendo cos'è, non sai cos'è. Com'è possibile? Com'è possibile? Sì, noi sappiamo che da un ovulo, da uno spermatozoo, sappiamo tutta la storia, descriviamo tutto quanto, ma descrivere non significa spiegare, sono due cose diverse. Non spiega niente, sapere come avviene tutto questo non spiega. E soprattutto non spiega sapere magari tutto questo concatenamento di cellule che si moltiplicano e così via, sappiamo tutto quanto. Va bene, ma quello che mi sta guardando, quella cosa lì che mi sta guardando, non è solo un insieme di cellule. Lì dentro c'è qualcuno. C'è qualcuno che già è proprio qualcuno, che ti guarda e ti guarda fisso,
non sorride, se non gli abbiamo dato dei motivi per piangere, non piange, no? Perché se un bimbo nasce bene non ha bisogno di piangere, però ti guarda, e ti guarda e continua a guardarti, e continua a guardarti, e si fa fatica a staccare gli occhi da quello sguardo, Però non era come ci aspettavamo, uno si aspetta che nasce il bambino, lo abbraccio, mio figlio finalmente, non è così. Ed è importante che le donne lo sappiano che non è così, o che non può, non è necessariamente così. Non voglio dire che sia una regola, attenzione, non vorrei fare di questo una regola, però molto spesso non è così. Perché? Perché la donna non è ancora diventata una mamma, Non è ancora la mamma di quel bambino, non è più però la donna in gravidanza. Il bimbo cos'è? Il bimbo non è più un bimbo che stava dentro la pancia, però anche lui sta guardando, che roba è? Cos'è tutto questo? Sono momenti sacri, sono momenti sacri. Quindi il mio sogno è di arrivare a un giorno che tutte le persone coinvolte, genitori, gli operatori, il bambino, possano essere nelle condizioni di rispettare questi momenti, che vanno trattati con rispetto, con silenzio, perché è qualcosa che sta venendo fuori, il mistero della nascita sta venendo fuori, il mistero dell'esistenza. Chi è sto bimbo? Da dove è venuto? Dov'era prima? Questo veramente sono le domande, ma non è solo lui, anche io, non è perché ho qualche anno in più che ho risolto il problema. In quei momenti vengono fuori proprio le nostre domande più profonde. Sono i momenti da trattare con rispetto, non è che ci sia bisogno di fare qualcosa, di dire, solo silenzio, lasciare che le cose parlino da sole. Lasciare che la donna, per esempio, possa non sentire subito quell'istinto materno che arriverà, certo che arriverà, fra un po', Oppure a volte sì, magari subito le donne vogliono, alcune donne lo vogliono subito prendere vicino, non è detto che sia una regola, però avere il tempo di, avere la possibilità di. E questo sempre, sia che si tratti di una nascita naturale e sia anche se si tratti di una nascita, come in questi casi, di un cesareo. Adesso io non sono medico, non sono ostetrica, quindi non posso dire come dovrebbero essere le cose, perché non so quello che si può fare o non si può fare, ma credo che un po' di più si possa fare.